In collaborazione con Immobiliare Piperissa, via Trebisonda 44 Rosso, Genova Foce. Cabling, via Tommaso Ivrea 63 Rosso, nel centro di Genova. Babylon Caffè, Spianata Castelletto, Genova. Qualunque Mente Pizza, piazza Garassini 7 Rosso, Genova Marassi. Rosticceria Castelletto, Spianata Castelletto, a Genova. Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Liguria Sportiva. Siamo sempre qua su Teleliguria, canale 118 del Digitale Terrestre. Iniziamo subito con i nostri ospiti di questa puntata, perché sono veramente tanti. Iniziamo da Alfredo Pelli, della Farmacia Eder. Poi continuiamo con Mimmo Ridella, un cabarettista comico, grazie per essere con noi. E finiamo con, dulcis in fundo, Marco Maselli, agente FIFA. Ciao Marco, grazie per essere qui. E poi in collegamento Massimiliano Lussana, dalla redazione del giornale della Liguria. Ciao Massimiliano. Buonasera a voi. Iniziamo subito col punto, risultati e classifiche. Risultati della 21esima giornata del campionato di Serie A Team. Napoli e Chievo 1-1. Lazio e Juventus 1-1. A Verona, Roma batte Verona 3-1. A Cagliari, Milan batte Cagliari 2-1. Inter e Catania 0-0. Livorno batte Sassuolo 3-1. Parma batte Udinese 1-0. Sampdoria e Bologna 1-1. Torino batte Atalanta 1-0. Fiorentina e Genoa 3-3. Veniamo ora alle partite della 22esima giornata. Sabato 1 febbraio alle ore 18. Bologna Udinese e Cagliari Fiorentina. Alle 20:45 Milan-Torino. Domenica 2 febbraio alle 12:30 Genoa-Sampdoria. Alle ore 15 Atalanta-Napoli, Catania-Livorno, Chievo-Lazio, Roma-Parma, Sassuolo-Verona. Posticipo della serata delle ore 20:45 Juventus-Inter. Veniamo ora alle partite della 22esima giornata. Sabato 1 febbraio alle ore 18 Bologna-Udinese e Cagliari-Fiorentina. Alle 20:45 Milan-Torino. Domenica 2 febbraio alle 12:30 Genoa-Sampdoria. Alle ore 15 Atalanta-Napoli, Catania-Livorno, Chievo-Lazio, Roma-Parma, Sassuolo-Verona. Posticipo della serata delle ore 20:45 Juventus-Inter. Allora, iniziamo da Alfredo. Una brutta partita, diciamo così, per la Samp, dove è emerso che non riesce a scardinare una partita come forse il Bologna. Ma io non ho visto una brutta partita, comunque avrebbe meritato la vittoria per la mole rispetto a quella del Bologna, la mole fatta, è caduta sui soliti errori che ogni tanto fa in chiusura di partita, però comunque insomma il Bologna non è una squadra che secondo me dovrebbe stare in quella zona di classifica, quindi non era per niente una partita facile. La Sampdoria l'ho vista benino, benino. Meglio in altre partite forse. Sì, ed era fatto quel bellissimo passaggio a Gabbiadini, ha provato anche Gabbiadini a restituirgli il favore. Devo dire che probabilmente non ci fosse stata la sostituzione di Gabbiadini alla fine, mi sembra che il gol sia stato preso su uno scivolone di Renan che era entrato, proprio scivolato sul fondo, perché comunque c'è sempre questo campo infame che è il fondo di Marassi dove... E si mettono parecchio a repentaglio le caviglie ai calciatori. Mimmo, come l'hai vista della partita? Sì, la partita della Sampdoria, cioè, è stata, diciamo che sono impegnati tantissimo loro.
cioè che Mihajlovic praticamente li carica tantissimo. Ho visto che loro, c'era Eder che non si poteva fermare perché sinceramente è in buona forma e credo che segnerà forse anche nel derby. Marco, chi più di te può dare un parere tecnico? Alla fine siamo un pareggio, nonostante sia arrivato così quando uno assaggiava il sapore della vittoria. La valutazione è globale, penso che la cura a Mihajlovic sia stata davvero miracolosa. Credo veramente che sia stato un tecnico capace di ottimizzare le qualità di tutti i calciatori a disposizione, facendolo rendere al massimo. Quindi cercherei di dare una valutazione globale e non mi soffermerei su un punto che potevano essere tre. Credo che la Sampdoria sia sulla strada giusta per poter centrare una salvezza tranquilla. Sei d'accordo con Alfredo che forse in altre partite ha dato un po' più di risultato, un po' più di... Sì, ma il cambiamento è stato veramente epocale rispetto alla gestione precedente. Beh, sicuramente. Quindi oggi la Sampdoria è una squadra equilibrata e penso che poi lo step successivo sia anche la gestione dei risultati, ma è una questione di maturazione che è fisiologica nella gestione. Massimiliano, te cosa ne pensi? Sì, certamente è così e soprattutto credo che la partita di domenica sia stata in campionato forse la peggiore della gestione Mihajlovic, perché appunto quando le altre squadre fanno il gioco, come è capitato per esempio a Torino, è molto molto adatto il gioco della Samp in questo momento, ma quando invece deve costruire gioco fatica molto molto di più. Per di più c'è il solito problema, fortunatamente il Bologna ha tirato poco, ma altrimenti secondo me il problema di base del portiere non è ancora risolto. Molto dipende dalla vena di Eder, che nelle ultime settimane era stata straordinaria. Ieri è bastato che sia calata un po', peraltro nell'ambito di una posizione, di una prestazione comunque positiva, per creare qualche problema. Poi ieri secondo me c'erano un paio di equivoci tattici. Da un lato Piange che continua a rallentare il gioco eccessivamente ed è un problema per questa Samp. Dall'altro Kristic che rende meglio in una posizione un po' più arretrata che come trequartista puro. Allora, dunque, continuiamo con le nostre domande e parlando di Mihajlovic, che accusa, come dicevi te prima, Alfredo, che comunque il campo non è proprio dei migliori, ma domenica però forse è stato più colpa di Costa. Cosa ne il pensi? Il campo è anni che il campo di Marassi, il Ferraris, ha un brutto fondo, mettono le pezze, drenano. Abbiamo la fortuna che adesso drena più l'acqua rispetto al passato, che erano delle vere pozzanghere. Il problema è che si staccano perennemente le zolle e tendono ad affondare con le caviglie nella corsa ai calciatori. È molto pericoloso per le articolazioni, per le ginocchia, le caviglie, è pericolosissimo come fondo. Vedendo poi in Italia dei campi, anche in zone cosiddette di provincia, meravigliose. Per quello che riguarda Costa è un buon giocatore. È in un periodo di forma evidentemente non eccezionale, da fine dell'anno scorso. Abbiamo visto la partita folle col Sassuolo, speravamo di non rivederle fare scemate, ma d'altronde siamo lì al 90esimo, tutto può succedere. Peccato perché un uomo con tre difensori addosso, tre uomini addosso, si riesca a procurare un rigore. Se ne è accorto tardi, probabilmente la stanchezza, ha messo la gamba, l'ha anche levata, forse non l'ha neanche toccato, ma chiunque avrebbe dato rigore al 100%, quindi anche se non ci fosse stato il contatto era rigore netto. Marco, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, il problema di Marassi è un problema annoso. Probabilmente lo stadio di prima questi problemi non li dava, quindi certo. Va avanti negli anni, ma invece di migliorare si peggiora. Secondo me è da fermarsi un attimino e fare un po' un punto alla gestione, perché è una gestione che costa veramente ingenti capitali alla città di Genova, senza poi produrre dei risultati tangibili.
si va avanti a pezzi con la politica del tapulo che è propria di questa città, però senza mai risolvere alla fonte il problema. Cosa ne pensi di Costa invece? Penso che nel complesso, io sempre mi permetto di dare una valutazione globale, nella gestione Mihajlovic credo che sia sufficiente, ecco. E quindi poi alla fine ci sta un errore, è plausibile, ecco, assolutamente. Quindi non mi preoccuperei più di tanto, anche perché Mihajlovic ha dimostrato di saper dare veramente equilibrio e ottimizzare ogni singolo calciatore. E anche nel suo caso così è stato, si riprenderà, talvolta gli eroi servono anche come spinta per migliorarsi e andare avanti. Assolutamente sì. Massimiliano. Non è la prima volta che Costa, che peraltro è un bravo ragazzo, però anche col Sassuolo alcune sue indecisioni erano costate la partita e soprattutto secondo me sente anche il fatto di non essere più titolare, perché ieri francamente ha giocato perché non c'era Regini, che era squalificato, e potrebbe essere anche addirittura in partenza. In ogni caso un ragazzo che non gioca più con la serenità, con la serenità di un tempo. Poi ricordiamo che in quell'azione lì c'è stato anche un altro grave errore, forse dovuto al campo del Ferraris che è in condizioni pietose, ma c'è stato un grave errore di Renan che è caduto, e al di là della sfortuna nel cadere, io credo che Mihajlovic abbia sbagliato facendo una sostituzione così conservativa, cioè in quel momento forse valeva la pena di provarci anziché di chiudersi. Allora Alfredo, so che avevi una domanda per Marco. Sì, è riguardante il discorso della chi potrebbe avere ingerenza sulla gestione del campo sul Ferraris per poter cercare un palliativo, un miglioramento a queste situazioni, anche perché proprio da tuo, da detto lavori, come professione di procuratore, ma chiaramente anche umana, perché quando un atleta si infortuna c'è prima il discorso umano che viene fuori rispetto a quello economico. Avere dei giovani promettenti, bravi, e poi andare incontro a infortuni brutti solo perché ci siano dei campi infami, questo fa arrabbiare molto. E qual sarebbe l'interlocutore primario per poter riuscire a fare qualcosa? Io credo che lo spartiacque sia il discorso degli stadi di proprietà, in primo luogo, perché chiaramente se uno stadio è tuo, si giocano i tuoi atleti che sono tuo patrimonio, hai tutto l'interesse di tutelarli. Anche qua il problema annoso, perché la gestione ovviamente implica anche di corrispondere quanto pattuito con regolarità, è un problema da risolvere. Io credo che a breve ci sarà anche un intervento del governo sulla scia di quello che si è sempre detto, ossia le società devono avere stadi di proprietà. Punto. Ovviamente in questo contesto economico ci deve essere anche un incentivo governativo che permetta ad ogni società di poter fare il passo lungo quanto la gamba, se no ci ritroviamo nella situazione di prima o ancora peggio. Allora Marco, rimango su di te, parlando sempre dei singoli giocatori, parliamo anche di Obiang e Kristic, che continuano a essere un po' deludenti. Secondo te dovrebbero dare più spazio a Renan? O comunque Mihajlovic dovrebbe darglielo? Io penso che entrambi siano due giovani di prospettiva, cresciuti nel settore giovanile della Sampdoria, e quindi sia interesse della società a metterli in mostra. È ovvio che il giovane, pur avendo delle qualità importanti, è soggetto a prestazioni altalenanti. Nel momento in cui troverà costanza, a quel punto lì uno riuscirà a avere un livello di maturazione tale da poterlo considerare un calciatore importante, finito, ed essere poi anche oggetto di calciomercato, anche perché l'obiettivo della Sampdoria è quello chiaramente di dar vetrina ai propri prodotti e poi chiaramente con intelligenza vendere, far profitto e andare avanti. Oggi le società di calcio devono andare verso questa direzione per autogestirsi e non avere dei problemi di natura finanziaria che oggi purtroppo sono l'ordine del giorno. Eh sì, purtroppo sì. Alfredo, te cosa ne pensi di questi due giocatori?
Beh, a me piacciono entrambi molto, chiaramente. Ho anche avuto più tempo per crescere rispetto a Renan. Ma non dimentichiamoci che comunque ha dato una bella mano in Serie B, Renan. È bello vedere finalmente i calciatori che sanno tirare ancora le punizioni, che hanno la capacità di calciare da fuori, che la Sampdoria purtroppo li ha un po' smarriti negli anni. Palombo era una bella gamba, però adesso diciamo che probabilmente non si sente più in vena e quindi non la prova neanche. Obiang da fuori ogni tanto ci prova, ma Renan si è visto a Milano con l'Inter, sarebbe un bel giocatorino da quel punto di vista. A me piace perché piacciono i giocatori di grinta, i giocatori che non levano mai la gamba. Ecco. Massimiliano, secondo te dare un po' più spazio a Renan? Sì, soprattutto Obiang. I critici, io penso davvero che sia una questione di ruolo, ma non lo vedo come uno da fermare o da tenere fermo. Ovviamente forse appunto avendo tirato molto la carretta negli anni scorsi, in questo campionato non si è mai visto molto brillante. Adesso è un po' più deciso nei contrasti, ma comunque è troppo lento e ha un ingresso in partita secondo me un po' molle. Credo che guardando il confronto con Palombo, che invece è molto anche perso delle palle brutte, ma che è anche molto molto competitivo e combattivo su ogni palla, certo non ovviamente dovrebbe imparare. Ci fermiamo un attimo e torniamo qua con Liguria Sportiva. In collaborazione con Immobiliare Piperissa, via Trebisonda 44 Rosso, Genova Foce. Cabling, via Tommaso Ivrea, 63 Rosso, nel centro di Genova. Babylon Café, Spianata Castelletto, Genova. Qualunque Mente Pizza, piazza Garassini, 7 Rosso, Genova Marassi. Rosticceria Castelletto, Spianata Castelletto, a Genova. Volete passare una bella serata? Il Babylon Café fa per voi. Con le nostre serate a tema e DJ set, qui potrete gustare le migliori birre artigianali e i più buoni cocktail della città. Babylon Café ti aspetta in Spianata Castelletto, a Genova. Posso trovare una buona pizza, un servizio rapido e magari anche la consegna gratuita. Qualunque Mente Pizza! E se avessi voglia di farinata o focaccia al formaggio? Sempre da Qualunque Mente Pizza! E ora non c'è niente, c'è uno scoglio. Piazza Garassini, 7 Rosso, a Genova Marassi. Qualunque mente, non ci manca proprio niente, onda calabra, spessatamente. Ottimi piatti e tanta cortesia. Ecco cosa potete trovare dalla Rosticceria Castelletto. Con le nostre specialità liguri, servizio catering e consegna a domicilio, possiamo accontentare ogni vostra esigenza. Ci trovate a Genova, in Spianata Castelletto. Rosticceria Castelletto, e buon appetito! Hearts will play tippy tippy tay tippy tippy tay like a guitar and when the stars make you drool just like a pastafazool at some ore. In collaborazione con Immobiliare Piperissa, via Trebisonda 44 Rosso, Genova Foce. Cabling, via Tommaso Ivrea 63 Rosso, nel centro di Genova. Babylon Café, Spianata Castelletto, Genova. Qualunque Mente Pizza, piazza Garassini, 7 Rosso, Genova Marassi. Rosticceria Castelletto, Spianata Castelletto, a Genova. Ben ritrovati qui a Liguria Sportiva. E Mimmo, io so che siamo in area di derby e volevi dire un po' la tua, vero? Ah, domenica ci sarà un grande derby. Giocheranno alle 12:30. I tifosi sono incazzatissimi, dichiarano lo sciopero, sì, ma lo sciopero sì, ma no, sicuramente ci sarà 90 minuti a stomaco vuoto. Che
Eh sì, perché anche non si mangia, un orario un po' abbastanza certo. particolare, vero, vero, vero. Allora, dunque, rimango su di te, due punti persi o comunque è positivo aver mosso un po' la classifica, secondo te? Secondo me, cioè, punti persi no, direi che cioè, si è mossa bene la Samp, cioè, ha giocato benissimo, cioè, come in modo, cioè, io ho visto la partita, e secondo me non ci voleva quel rigore che c'è stato, ma si meritava sicuramente la vittoria. Cioè, il modo come ha giocato. Marco, secondo te? Io è positivo aver smosso un po' la classifica? Oppure? Assolutamente sì, l'obiettivo è una salvezza tranquilla e quindi credo che un obiettivo del genere lo si raggiunga con la continuità dei risultati. Il rammarico resta, però io credo che sia molto più importante un segnale di continuità. Giustamente. Alfredo, continuità la parola. Sì, ma da quando è arrivato Mihajlovic più continuità di così non si poteva chiedere. Ha perso due partite che chiunque avrebbe perso. Quindi dici più di tanto non c'è stato danno. Non sono queste problematiche. La Lazio all'ultimo secondo o domenica con Bologna, questi punti persi. Deve continuare così e deve spingere su quei giocatori che stanno in questo momento qua dando tanto di più. Oltretutto sta trovando una bellissima forma Gabbiadini, che se all'inizio poteva essere un po' un punto interrogativo nonostante un sinistro meraviglioso, ne sta uscendo un giocatore ottimo. È uno che quando gli dai la palla in avanti fa salire la squadra, ha tutti gli ingredienti per essere, per diventare un campione col tempo. Massimiliano, tu cosa ne pensi? No, io penso sia comunque, anche alla luce di quello che si è visto in campo, un risultato giusto e quindi comunque avere allungato di un punto ulteriore la distanza sulla terz'ultima, secondo me è una cosa positiva, non vedo tanto i due punti persi. È vero che ha avuto una supremazia territoriale la Sampdoria, ma anche è vero per esempio che Bianchi è stato fermato più o meno come era successo qualcosa di Pozzi col Torino al 46esimo minuto e un secondo, e in questo caso addirittura era ancora più grave perché non parlavamo di un qualcosa che è seguito una palla inattiva, ma era in piena corsa e volato verso la porta. Quindi secondo me le proteste di Diamanti ci stavano tutte. Allora, Marco, secondo te non credi che sia un po' troppo facile forse imbrigliare la Samp? In fondo Curci non ha fatto proprio interventi così rilevanti. No, però alla fine della fiera, ripeto, la gestione deve essere sempre valutata globalmente. Credo che il gioco da Sampdoria sia un gioco equilibrato, senza scompensi, e questa è una garanzia. Assolutamente, prima venivano commessi degli errori clamorosi, spesso determinanti, oggi il margine è sicuramente meno rilevante. Credo che alla fine della fiera l'equilibrio, la solidità e chiaramente la verve offensiva di Eder e di qualcun altro chiaramente che possa venire fuori oltre lui, perché poi l'equilibrio chiaramente implica che non ci si dipenda da un solo calciatore il risultato di una partita, possa poi portare al risultato che la società auspica. Eh beh, assolutamente sì. E Mimmo, tu cosa ne pensi? Secondo me cioè la Sampdoria anche col nuovo acquisto che ha fatto di Max Lopez, secondo me è preso un giocatore di qualità che renderà tantissimo e potrà dare un aiuto in più alla squadra per far salire la classifica sempre di più. Sì, si spera assolutamente. E parlando sempre di Curci invece, sei d'accordo sul fatto che non sia giusto tanto vedere la Samp? Ma no, sinceramente non. Era una partita difficile perché nessuno doveva perdere, quindi è normale partite del genere, non vedi mai una preponderanza se non c'è proprio una differenza di potenziale.
il Bologna non è una squadra per niente debole, ha giocatori come Diamanti, come Bianchi, cioè Diamanti è stato messo in condizione di fare poco ed è un giocatore che ti può inventare il numero sempre, quindi non vedo di dover far critiche alla Sampdoria. Chiaro, se attacchi tanto ti scopri, e una squadra come il Bologna si è visto al 90esimo, gioca di rimessa in maniera eccezionale, tre tocchi e davanti al portiere, quindi ha fatto una gestione palla assolutamente ottima. Massimiliano, a te. Secondo me in realtà l'ha fatto quando ha murato una palla che arrivava veloce sotto la Nord, era, secondo me quello è stato un intervento decisivo e fra l'altro in qualche modo anche una risposta ai tifosi che l'hanno sommerso di fischi dall'inizio alla fine, come se fosse stato l'unico colpevole della Serie B, un atteggiamento secondo me abbastanza ingeneroso. Curci sì, ha fatto una sola parata, però è anche vero che secondo me l'imperatoria tutto sommato non si è mossa male, trovo in grande spolvero molto molto bene per esempio Gabbiadini, al di là del gol proprio sui movimenti, finalmente è nel ruolo suo e riesce a fare proprio i Gabbiadini quello che ci ricordavamo in Under 21, quello che ci ricordavamo anche a Bologna, che non è certamente la punta centrale. State lì, fermi su Tele Ligure perché tra poco torniamo. In collaborazione con Immobiliare Piperissa, via Trebisonda 44 Rosso, Genova Foce. Cabling, via Tommaso Ivrea 63 Rosso, nel centro di Genova. Babylon Caffè, Spianata Castelletto, Genova. Qualunque Mente Pizza, piazza Garassini 7 Rosso, Genova Marassi. Rosticceria Castelletto, Spianata Castelletto, a Genova.